Io volevo girare il video di fronte alla cascata, ma poi non si sarebbe sentito niente. Quindi forse è meglio se lo registro qua, che c'è un po' più di silenzio. Cosa c'è di più bello in primavera, quando la neve si scioglie, che andare in montagna a vedere una cascata? Ciao, sono Pietro e bentornati su Vivo Cammino, il canale delle escursioni alla portata di tutti, o quasi. Come molti di voi avranno intuito, questo è il quarto video della serie. Nel 2020 avevo pubblicato 10 rifugi in un'ora, nel 2021 10 laghi in un'ora, nel 2022 10 cime in un'ora, nel 2023 invece ho fatto altre cose, nel 2024 arriva 5 cascate in un'ora di cammino in provincia di Cuneo. Ovviamente, come sempre, il tempo è relativo. Un'ora è quanto indicato sui cartelli, più o meno. Poi uno molto allenato ci mette di meno, se invece lo fate con i bambini magari ci metterete un'ora e mezza. Insomma, è un po' indicativo. Mi raccomando, se ti piace camminare e ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, dove troverai tantissimi spunti per le tue escursioni in provincia di Cuneo, ma non solo. Ultima raccomandazione, a scanso di equivoci, parliamo di cascate, quindi c'è acqua e tutto intorno sarà bagnato e sarà scivoloso. Sembra scontato dirlo, però fate attenzione dove mettete i piedi, e se ci andate mentre sta piovendo o più probabilmente magari il giorno dopo che ha piovuto, dovete fare ancora più attenzione. Bene, partiamo con l'elenco. Numero 1, in Val Varaita, la cascata di Tumpi Lapisso. Si parte da Rore, frazione di Sampeire, e si intraprende il sentiero del Sarvanot, che è un sentiero tematico per i bambini. Per arrivare alla cascata ci vogliono circa 45 minuti, dopo, volendo, il sentiero continua, potete anche fare un bel anello e tornare indietro, però diventa un po' più esposto e quindi meno adatto ai bambini sicuramente. Numero 2, in Valmaira, imperdibili le cascate di Stroppia. Imperdibili perché sono le cascate più alte d'Italia, con un salto che arriva addirittura a 500 metri. Si parte da Chiappera, dal campo base, e con una passeggiata di mezz'ora circa arrivate alla base delle cascate. Se invece volete raggiungere il lago Niera, che alimenta le cascate, ci vogliono circa 2 orette, sono 600 metri di dislivello. Attenzione, perché queste cascate buttano però solo quando la neve si scioglie, tendenzialmente nel mese di giugno. E siccome le cascate di Stroppia per buona parte dell'anno sono secche, sempre in Valmaira vi consiglio un'alternativa. Il Pis del Passet. Si parte dalle Grange Selvest di Preit nel vallone di Canosio, si lascia la macchina lì nel parcheggio ampio e si segue la strada asfaltata per 300 metri circa. Al tornante la strada gira a destra, voi invece andate a sinistra e in un quarto d'ora circa raggiungete questa bellissima cascata. Vi ricordo che oltre a YouTube, dove mi state vedendo, ci sono anche su Instagram, dove pubblico un po' più di frequente, se volete seguitemi anche lì. Numero 3, in Valle Stura, poco conosciuta, la cascata del Pisciai di De Monte. Potete partire proprio dal centro di De Monte, raggiungete la frazione di Cornaletto e da qui il sentiero che porta alla cascata. Poi, volendo, continuate oltre, raggiungete Perosa Parafauda e fate un anello e tornate a De Monte. Partendo dal centro di De Monte ci vuole 1 ora e mezza circa a raggiungere la cascata. Se volete accorciarla potete partire direttamente da Cornaletto, da lì sotto. Qui sotto in descrizione trovate la traccia GPS, perché lì ci sono un po' di sentieri. Noi quando siamo andati l'anno scorso abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un pezzo in mezzo al nulla, quindi meglio seguire la traccia. Numero 4, in Valle Gesso, la cascata Tancias. Potete lasciare la macchina presso la chiesetta di Santa Lucia, nella borgata di Tetti Colletto, e vi incamminate seguendo i cartelli del sentiero di Camilla. Usciti dall'ultimo gruppo di casette, il percorso entra in un avvallamento, il sentiero di Camilla prosegue dritto e invece sulla sinistra trovate un bel cartello che vi manda alla cascata Tancias. E dai 10 minuti circa raggiungete questa chicca, anche questa veramente bella. Dal parcheggio ci vorrà mezz'oretta. Mentre ci siamo, vi ricordo che da gennaio 2024 è attiva la newsletter di Vivo Cammino. Vi mando una sola mail al mese, di solito il primo del mese, oppure il 2 o il 3 comunque all'inizio del mese, ma tranquilli che vi mando sempre solo una mail al mese e quindi non vi riempio la casella di posta, assolutamente. Anche perché è già difficile scrivere una mail al mese, figuriamoci se farne di più. Ma soprattutto nella newsletter vi consiglio 3 escursioni adatte
a quel mese specifico. Quindi il 1° giugno vi consiglierò 3 escursioni adatte al mese di giugno, a luglio la stessa cosa, eccetera eccetera. È gratis, e quindi perché non iscriversi? Numero 5, ho lasciato per ultima la patria delle cascate nel Cuneese, che è la Valle Pesio. Non vi parlo qui del più famoso Pis del Pesio, anche perché ho già fatto un video apposito, uno dei primissimi del canale, che vi lascio qui sopra, e anche perché ci vuole almeno 1 ora e mezza per arrivarci. Vi consiglio però qui altre 2 cascate. La prima è quella di Gias Fontana, secondo me una delle cascate più belle che abbiamo in provincia. Si trova poco sotto il Pis del Pesio, da Pian delle Gorre potete seguire le indicazioni per il Pis del Pesio o per Gias dell'Arpi. A un certo punto arrivate in un bel pratone e sulla destra c'è un cartello che vi manda alla cascata. Dal punto di partenza ci vorrà proprio 1 oretta. In alternativa, ancora più facile e fattibile, le cascate del Saut. Da Pian delle Gorre seguite la strada serrata, bella, ampia, che vi porta verso il vallone del Saut. In 1 mezz'oretta circa raggiungete le cascate. Si può fare con i bambini, si può fare con un passeggino da trekking, con una carrozzina, perché è bello largo. Si arriva alla base delle cascate, poi da lì ci sono 2 o 3 sentierini che vi portano un po' più su se volete avvicinarvi ancora di più alle cascate. Quelli più attenti di voi si saranno accorti che ho girato questo video in Valle Ellero, ma non ho parlato della Valle Ellero. Perché? Perché oggi ero qui per fare un sopralluogo per un'escursione che organizzo con un gruppo e ne ho approfittato per girare questo video. In Valle Ellero però c'è una cascata che possiamo mettere come bonus finale, che è il Pis dell'Ellero. Come il suo cugino Pis del Pesio, però butta solo per poche settimane all'anno, e quest'anno per la prima volta sono riuscito a vederla attiva. Tutte le altre volte che ero venuto qua in zona l'avevo sempre vista secca, e si trova proprio sopra il rifugio Mondovì. Se butta da rifugio Mondovì la vedete lassù, quindi non potete sbagliarvi. Bene, queste erano le 5 cascate, cioè in realtà un po' di più di 5, che ho selezionato per voi, secondo me facili da raggiungere. Ho cercato di selezionarle un po' sparse per la provincia, così ovunque vi troviate ne avete almeno una abbastanza vicina da raggiungere. Se provate queste escursioni fatemelo sapere, e se conoscete altre cascate facili in zona scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao e buone camminate!